Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video voglio rispondere a una delle domande che mi sono state fatte di più da quando creo contenuti su questo game, ma anche prima in alleanze, amici, eccetera, eccetera, ovvero come e su chi usare le gemme del risveglio, sia generiche che classe. Allora, ho preparato questo sheet per voi. L'idea ovviamente non è totalmente mia, ma ho preso un po' in giro dal web, vedrete magari altri fogli con un layout simile, però il contenuto è la mia opinione, è stato scelto sulla base della mia esperienza in game. Ho cercato di metterlo in questa formula che appunto non è inedita, ma è sicuramente una delle più chiare e più comprensibili a tutti. Ed ora andremo nel dettaglio, campione per campione, e vi darò la mia sul perché o per come usare la gemma, se generica o se classe. Allora, come vedete dalla leggenda, il grigio rappresenta la gemma generica, ovvero quando vedrete un campione su sfondo grigio, vuol dire che quel campione è meritevole, secondo me ovviamente, di gemma generica, mentre quelli che sono su sfondo colorato del colore della propria classe, vuol dire che secondo me meritano la gemma di classe. Quindi cominciamo con i mutanti. Allora, per i mutanti, i tre eroi, i tre campioni che secondo me meritano la gemma generica sono Arcangelo, Namor e Omega Red. Arcangelo perché? Perché è uno dei campioni più utili in assoluto se si tratta di riduzionabilità, oltre che l'enorme danno. Poiché con l'abilità chiave Arcangelo applica le neurotossine quando si combina sangue con veleno, e queste neurotossine hanno la capacità di ridurre l'abilità dell'avversario fino al 100%. Qual è l'unico problema di Arcangelo? Che purtroppo va a perdere totalmente la sua efficacia sia in danno che in riduzione abilità se gli avversari sono immuni a sangue o a veleno, poiché per avere la neurotossina attiva devono essere entrambi attivi gli effetti sia di sangue che di veleno. Arcangelo rimane un PG fortissimo, ovviamente, se si tratta di non immuni. Secondo, Namor. Namor è un PG devastante sia a livello di danno che di utilità. Cosa fa la sua abilità chiave? Perché è così importante? La sua abilità chiave consente praticamente di rigenerare gran parte, fino alla quasi totalità, in base al livello dell'abilità, del danno nel tempo che vi viene inflitto e ributtarlo addosso all'avversario. Quindi Korg, Electro, vari nodi particolari che vi fanno danno, degenerazioni. Voi con Namor svegliato, questo danno lo recuperate e lo ributtate in faccia all'avversario. Quindi è una cosa veramente fortissima. Senza l'abilità chiave rimane un personaggio che fa moltissimo danno, ma non ha questa peculiarità, questa utilità che lo rende davvero molto sostenibile. Quindi anche Namor ha assolutamente un PG a cui io darei la generica. Omega Red sfrutta le sue spore per fare dei danni devastanti. Il vero danno di Omega Red lo avete solo se lo doppiate e se lo portate anche abilità molto alta. Quindi Omega Red, per diventare davvero il top PG che è, ha bisogno dell'abilità chiave, quindi anche Omega Red secondo me è meritevole di generica. Domino, Rogue, Havok, Iceman, Wolverine e Sinistro sono tutti personaggi che sicuramente beneficiano dell'abilità chiave, ma non è necessaria. Domino fa praticamente quasi tutto, tranne un po' di danno in più e la riduzione dell'abilità da doppia Rogue, da doppia critica le speciali, quindi la rigenerazione sulla 1 o il furto potere sulla 2 sono amplificati, ma comunque lo fa già da singola. Havok ha la capacità di aumentare le cariche plasma, ogni volta che se ne attiva una può attivarne un'altra, è solo più veloce a rampare le cariche plasma, ma lo fa anche da singolo. Iceman inizia lo scontro con morso ghiacciato, quindi gli avversari iniziano subito a non evadere e a prendere danno, ma basta fare una special 1 per entrare nella stessa identica modalità. Wolverine, come 4 stelle ovviamente, perché il 5 stelle ancora non c'è, rigenera molto di più con l'abilità chiave, ma anche qui l'ho messo come gemma di classe perché si parla del 4 stelle. E Sinistro ha la capacità con l'abilità chiave di, in base a quando mette i personaggi KO, ottenere dei bonus alle proprie abilità, ma è comunque un PG che fa tutto quello che deve fare
anche da singolo. Passiamo ai talento. Meritevoli di generica sicuramente Blade, Egon e Nick Fury. Blade sblocca la rigenerazione, che è una delle rigenerazioni più forti del game. È un PG fortissimo a livello di danno e anche di riduzione abilità con senso del pericolo se in sinergia con Ghost Rider, ma se non gli sbloccate la rigenerazione perde moltissimo del suo potenziale. Quindi se volete puntare su Blade io vi consiglio di risvegliarlo, e se avete la generica sicuramente non la buttate via. Egon, l'abilità chiave è fondamentale per fargli mantenere il contatore combo di scontro in scontro, in modo da rampare e arrivare a sbloccare delle abilità fortissime come togliersi tutti i debuff, essere completamente imbloccabile. Per essere sfruttato al 100% deve essere svegliato. Nick Fury con l'abilità chiave sblocca la modalità, diciamo, del vero Nick Fury, che dopo essere stati messi KO con la versione artificiale, che è quella che usate all'inizio, arriva il vero Nick Fury con molte più abilità e molto più danno. Quelli che sono meritevoli secondo me di gemma classe come talento sono Killmonger, Night Thrasher, Gwenpool, Taskmaster, Black Widow e Thor Ragnarok. Tutti questi personaggi o non sono così forti nemmeno, cioè non cambiano totalmente da svegliati, o comunque sono invece utilizzabili anche senza abilità chiave. Killmonger fa già colpo diretto e tutto quello che deve fare, indistruttibilità e inarrestabile sulla Special 1, anche senza essere svegliato. Da svegliato attiva riverbero con armatura, restituisce del danno all'avversario e in più aumenta anche un po' il vostro danno quando avete attive contemporaneamente sia colpo diretto che riverbero. Night Thrasher aumenta la sua capacità di danno se lo svegliate, ma è un PG che anche da singolo fa il suo. Gwenpool sicuramente da doppia attiva la riduzione abilità in base al contatore combo, che è una cosa molto utile, e in più può prendere le speciali senza morire, ma a livello di danno non cambia assolutamente niente da singola doppia, quindi se la volete usare per picchiare senza quel bit di utilità in più è sicuramente ottima anche da singola. Taskmaster sblocca la possibilità di ridurre maggiormente abilità utilizzando il suo sfruttare i punti deboli. È un personaggio un po' macchinoso già di suo, sicuramente non è nella categoria di quei PG che meritano la generica, perché anche da svegliato rimane abbastanza macchinoso, non è il PG che su cui puntereste tutto. Black Widow come 4 stelle, ma adesso hanno messo anche la 5 stelle come, diciamo, personaggio un po' speciale da trovare, attiva la riduzione abilità di base senza fare nulla e aumenta in base al livello dell'abilità chiave. Sicuramente se volete usare Black Widow è meglio averla sveglia, ma non è uno di quei personaggi a cui dare la generica sicuramente. Thor Ragnarok, per essere utilizzato decentemente, per chi lo volesse utilizzare, ha assolutamente bisogno dell'abilità chiave, poiché sblocca la modalità God dopo la speciale 3 con danno da shock, riduzione abilità. Senza l'abilità chiave davvero fa poco nulla, ma anche qui, nonostante l'abilità chiave, rimane un PG un po' sotto a tanti altri talento. Questo è il motivo per cui non gli darei la generica. Passiamo agli scientifici. Su tutti, Void e Capitan America Infinity War. Void sblocca paura del vuoto, è assolutamente fondamentale se lo volete usare al top. Raddoppia la possibilità di accumulare debuff e quindi invertire rigenerazioni, crescite potere, eccetera. Cap Infinity War sblocca tutte le sinergie team in base alle classi che avete nel vostro team e diventa veramente un personaggio completo a 360 gradi e fortissimo, uno dei due o tre scientifici più forti del game, appunto insieme a Void, assolutamente entrambi meritevoli della generica. Gladiator Hulk, Hulk Rosso, Spider-Gwen, Luke Cage e Wasp, tutti PG che beneficiano abbastanza dell'abilità chiave, alcuni per difesa come Wasp e Luke Cage, che prendono Luke Cage l'indistruttibilità ogni tot quando viene colpito e Wasp la capacità di evadere i colpi e stordire l'avversario. Hulk Gladiatore vi dà un po' di rigenerazione o di danno una volta a scontro quando si scende sotto un tot di vita. Hulk Rosso permette di
essere praticamente immune ad incenerimento e parte con due cariche di fuoco anziché partire con zero. Hulk sblocca l'abilità che più è bassa la vita, più picchia. È sempre utile. E Spider-Gwen aumenta il danno sulla base delle cariche senso di ragno che fate, quindi se la volete usare in attacco al meglio dovrebbe essere doppia. Tutti i personaggi però che non sono a livello dei primi due citati, quindi se avete delle gemme classe in più e volete puntare su questi personaggi, assolutamente sensato, ma non gli darei la generica. Passiamo ai mistici. Io ho messo Ghost Rider, sì, anche se Ghost Rider è passato un po' nel dimenticatoio ultimamente, io credo che per chi lo vuole usare, soprattutto per chi si vuole portare sempre Blade in team, è assolutamente necessario che sia sveglio, poiché aumenta il danno con un ulteriore sigillo, che è quello Furia, che si ottiene finendo una combo con l'attacco medio, e in questo modo si può aumentare il danno di Ghost Rider, che di base non è così alto, e diciamo che picchia decentemente, non diventa sicuramente uno dei grandi picchiatori, ma per un player che si vuole portare la triade con Blade e vuole sempre avere Ghost Rider in team, è decisamente meglio averlo sveglio. Inoltre non ci sono così tanti mistici meritevoli di gemme, quindi mi sono sentito di mettere Ghost Rider. Scarlet, anche se c'è solo la 4 stelle, per essere usata e usare la sua abilità Velo della Fortuna e triggerare i vari buff e debuff con i colpi critici, deve essere doppia. Quindi se la volete usare, Scarlet deve essere doppia. Se avete una generica 4 stelle, non esitate a darla a Scarlet. Gli altri, che sono Magic, Morningstar, Simbionte Supremo, Mephisto e Dormammu, sono tutti meritevoli della gemma classe. Magic attiva Limbo, quindi vi dà il danno e la possibilità di rigenerare. Morningstar ha la capacità di rubare i buff e partire con un'anima quando ne ha zero. Simbionte Supremo attiva i tentennamenti in automatico ogni tot secondi senza che li mettiate voi, è una cosa che vi può aiutare. Mephisto attiva la sua aura di incenerimento, quindi questo è sicuramente forte in difesa, così come Dormammu, che da doppio attiva la degenerazione quando scadono i buff degli avversari, anche questo molto utile per difesa. Passiamo ai cosmici. Allora, sicuramente Medusa e Hyperion sono due tra i top PG cosmici del game, e sono anche due PG che per essere sfruttati al meglio devono avere l'abilità chiave. Medusa sblocca ciocche viventi, quindi oltre al fatto di essere utile in difesa per attivare gli autoblocchi, vi dà l'accumulo di fino a 3 furie nel tempo, che vi fa picchiare molto più forte. Se volete usare Medusa al top, assolutamente svegliatela. Hyperion all'inizio si pensava che fosse molto buono anche singolo, vero, ma vi assicuro che avendolo testato sia singolo che doppio, da doppio è tutta un'altra vita. Aumenta la durata dei suoi buff, quindi della sua crescita potere, dell'eventuale rigenerazione, e quindi riuscite a stare molto più tempo con le furie attive e picchiare veramente molto più forte. Se provate Hyperion singolo e poi lo provate doppio, vi rendete conto di quanto sia diverso. Quindi se volete puntare tanto su Hyperion, io vi consiglio di svegliarlo e di dargli anche la generica nel caso. Gamma Corvi, Captain Marvel, Movie, quella del film, Carnage e Venom il Papero sono tutti personaggi meritevoli della gemma classe, ma sono molto buoni anche singoli. Corvi sblocca la sua, diciamo, non morte finché ha le falci attive. Captain Marvel diventa indistruttibile per un tot di secondi quando attiva accensione binaria. Può essere utile ma non indispensabile, non inficia il danno. Carnage attiva la sua crescita potere sulla base dei sanguinamenti, molto utile se volete usarlo in scontri lunghi. E Venom il Papero aumenta il danno delle speciali e delle varie tossine che mette con le abilità. Sono comunque tutti utilizzabili anche da singoli. Forse Carnage è quello che beneficia di più dell'essere doppio, perché la crescita potere vi permette di lanciare molte più special, è un po' simile a quella di Blade, diciamo, come crescita potere. Passiamo all'ultima categoria, ovvero i tecnici. Io darei la generica a questi tre: Fantasma, Spider-Man Stark e Visione Original, quello che si prende 5 stelle solo con l'offerta. Perché? Fantasma è
un top BG, forse il top BG del gioco, e se la volete sfruttare al meglio, avere la possibilità di caricare potere quando vi colpiscono nell'invisibilità, deve essere doppia. Questo vi permette di lanciare molte più speciali e quindi essere molto molto più efficienti anche negli scontri brevi. Io se puntassi su Fantasma al 100% non avrei nessun problema a dargli la generica. Spider-Man Stark è un altro dei tecnici più forti del game, la sua abilità chiave gli consente di avere più attacco, fare più critici quando è sopra un tot di vita e evadere maggiormente quando è sotto un tot di vita. L'evasione di per sé non è così utile perché si parla di attacco, ma l'aumento del critico sopra una tot percentuale di salute vi garantisco che lo fa picchiare molto molto più forte, quindi per completezza, essendo un PG estremamente valido, io non avrei nessun problema anche qui a dargli la generica. Star-Lord, Sentinella, Iron Man Infinity War e Dark Hawk sono tutti personaggi che si possono svegliare. Star-Lord ormai secondo me è un PG un po' superato, ma se lo volete usare e avere la sua abilità di aumento danno con le combo, va svegliato. Sentinella arriva in analisi molto più velocemente, quindi vi permette di rampare anche scontri più brevi. Iron Man Infinity War, la sua abilità chiave serve soprattutto per difesa, anzi direi unicamente per difesa, perché attiva quell'autoblocco fastidiosissimo sotto una tot percentuale, con quindi delle armature che si attivano e permettono al personaggio di autobloccare. E Dark Hawk, anche lui attiva l'autoblocco quando è nella modalità furtiva, molto utile per difesa, perché Dark Hawk è veramente fastidioso da affrontare quando è doppio. Se è in modalità furtiva non lo potete colpire, gli attacchi vi vanno a vuoto ed in più vi autoblocca. Bene ragazzi, spero che questa overview, questa spiegazione su chi io ritengo meritevole di gemma e quale gemma vi sia stata utile. Sicuramente una scelta difficile, perché le gemme risveglio non sono ancora così disponibili in game così facilmente, quindi quando si trova una gemma si ha sempre il dubbio se usarlo o meno su un personaggio piuttosto che un altro, aspettare o non aspettare. Spero che questo prospetto vi abbia dato un po' di chiarezza, così sapete cosa fare nelle prossime scelte sia di rank up che di risveglio. Ci vediamo al prossimo video, che questa volta sarà davvero l'apertura cristalli. Sto solo aspettando di finire una cosina in modo da avere il maggior numero di cose da aprire insieme a voi. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciatemi un like. Ci vediamo presto, una buona giornata a tutti e ricordate, giocate a Marvel e andate al cinema. Ciao!